Oggi in Abruzzo gli elettori sono chiamati a scegliere il loro presidente della regione e i consiglieri regionali. I 1634 seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 in 305 comuni, due i candidati. Da una parte il governatore uscente ed ex senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, sostenuto da tutto il centrodestra. Oltre al suo partito ci sono Forza Italia, Lega, Lista Civica Marsilio presidente, Noi Moderati, UDC e DC. A sfidarlo Luciano D'Amico, professore ed ex rettore dell'Università di Teramo e appoggiato da un'ampia coalizione di centrosinistra denominata Patto per l'Abruzzo, con PD, Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Socialisti ed una lista civica D'Amico presidente. Il Consiglio regionale sarà composto da 31 membri, di cui 7 consiglieri per ciascuna circoscrizione dell'Aquila, Teramo e Pescara e 8 consiglieri per quella di Chieti.